Presidente, oggi è un momento importante per Estra che arriva a Grosseto, un obiettivo che avevate da tanto tempo, però come si dice in questo caso sempre è un obiettivo raggiunto, ma è un punto da cui si parte. Estra vuole essere la compagnia di bandiera anche di questo territorio. Siamo un'azienda di origine pubblica, guardiamo alla prossimità, a questo servizio di prossimità che affermiamo anche con l'apertura di questo store, con un concetto moderno, disponibile, colloquiale, dove offriamo tutta una serie di informazioni consulente, dove vendiamo prodotti sulla mobilità elettrica come questa bici che ho di fianco o lampadine ad alta efficienza energetica, ma soprattutto diamo la possibilità di comunicare autoletture, di confrontarsi con una grande compagnia energetica che offre servizi in termini di luce, di gas e non solo, anche di efficienza energetica e di telefonia, di telecomunicazioni. Chi sono i vostri referenti, i vostri clienti? Si va dal semplice cittadino per la propria abitazione, alle amministrazioni, allo sportivo? Sono le famiglie e le imprese, i nostri clienti sono tutti. Questa è una grande azienda ormai di livello nazionale, ma che è fortissima in questo territorio perché ha rispetto e si ricorda l'origine pubblica. Per noi è un ritorno al futuro, stiamo affermando un modello commerciale rispettoso del cliente, non inseguendo unicamente il business, ma avendo cura del patrimonio delle famiglie e delle imprese. Sindaco, con oggi si apre questo punto Estra, un'offerta in più per i cittadini di Grosseto che possono scegliere e differenziare le loro scelte. Sicuramente la differenziazione nel mondo del mercato è fondamentale per ottenere un servizio migliore a costi inferiori per il cittadino. L'apertura di un nuovo store multi-utility sulla nostra Grosseto con 9 dipendenti di Estra sicuramente offre una situazione di uscita oppure di collaborazione all'uscita dal problema congiunturale economico-finanziario che avversa la nostra cittadinanza. Quando apre un negozio è sempre una festa, sicuramente anche le tematiche e i servizi legati a questa struttura sono collimanti con quella che è la mission governativa della mia amministrazione, quindi la vicinanza al mondo ambientale, l'efficientamento energetico e tutto ciò che adesso è annesso e connesso. Quindi un grande momento di successo, un grande momento di gioia, sicuramente ci saranno anche degli sviluppi e delle collaborazioni con l'amministrazione comunale, ho parlato con il Presidente, già abbiamo attivato un tavolo di lavoro per verificare in che maniera lo sviluppo tecnologico possa impattare anche la vita dei cittadini di Grosseto. Direttore, Estra arriva a Grosseto perché un cittadino dovrebbe interessarsi a voi, dovrebbe diventare vostro cliente? Beh, perché siamo sicuramente la principale azienda toscana che di energia elettrica e di gas, siamo un'azienda in crescita che punta molto sull'innovazione dei prodotti, perché da noi possono ricevere un servizio completo che riguarda non soltanto gas e energia elettrica, ma anche per esempio tutta la parte dei servizi energetici e delle consulenze sul risparmio energetico. Possono da noi ottenere, diciamo, abbiamo anche un'azienda che si occupa di telecomunicazioni e di banda ultralarga, quindi c'è anche dei servizi aggiuntivi relativi alle telecomunicazioni. E poi perché siamo un'azienda che è un'azienda affidabile, siamo fra le prime aziende italiane, abbiamo fatto dell'innovazione sui nostri servizi uno degli aspetti principali. Basta andare sul sito dell'azienda www.estra.it e lì veramente c'è un carnet di opportunità, di promozioni e di iniziative che sono senz'altro molto interessanti per i clienti. E poi vorrei dire l'ultima cosa, perché essendo un'azienda toscana e un'azienda pubblica della Toscana, tutto quello che arriva in azienda alla fine torna sempre sul territorio. Naturalmente chi fosse interessato, sia il privato cittadino che l'azienda, appunto può prendere informazioni nel vostro sito, però venendo qui avrà un piano personalizzato specifico per le sue esigenze. Non c'è dubbio, questo non è il primo store che apriamo, è uno dei tanti che abbiamo aperto e non sarà nemmeno l'ultimo, perché il nostro programma è proprio quello di andare verso i cittadini, cioè
Quando le aziende si spostano tutte sui call center, noi decidiamo di ritornare sul territorio, perché pensiamo che avere davanti delle persone sia comunque meglio, non solo per le persone che non hanno proprio una grande affinità con i nuovi mezzi di comunicazione, ma anche perché presso i nostri store la gente, i cittadini, i clienti possono avere delle offerte personalizzate e avere davanti qualcuno di cui si possono fidare.